questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Doesn't Matter. Questo è quello che vi direi se ci trovassimo sul primo canale, ma dato che siamo sul secondo, sul vlog, non ve lo dico. Anche se l'ho detto. Eccoci qua. Come potete vedere non c'è di nuovo il video del venerdì. Mi dispiace veramente tanto, però ho avuto impegni lavorativi, non sono riuscito a farlo. Sembra farlo apposta perché l'idea era praticamente quella di continuare a fare praticamente il video ogni venerdì e riservarmi l'eventualità di non poterlo fare quando capitava un imprevisto, ma incredibilmente sono capitati tutti gli imprevisti adesso. Voi naturalmente state vedendo questo video tutto di seguito perché io utilizzo i cut, i tagli tra una scena e l'altra, quindi non sapete quanto tempo è passato da una scena e l'altra. Mi è venuta un'idea. Wow. Ditemi se non è un'idea grandiosa. Sono le 10:13 di giovedì 29, quindi voi vedrete questo video venerdì, cioè oggi. Io lo sto facendo ieri, ma voi lo state facendo... Oh, quanto amo queste cose, mi mandano in pappa il cervello. Voi state vedendo il video oggi, che sarebbe domani per il momento in cui sto registrando il video, ma in realtà l'ho fatto ieri. Anche se a voi sembra fatto adesso, perché per voi è venerdì e io parlo come se fosse venerdì, ma in realtà è giovedì notte, sera, alle 10 e quasi un quarto. Quindi... mi metto l'orologio così ad ogni taglio che vedete potrete capire quanto tempo è passato tra una scena e l'altra. Vabbè, in soldoni. Venerdì scorso non ho fatto il video perché ero a Roma Fiction Fest. Questo venerdì non lo faccio di nuovo perché sono arrivato tardi da Roma Fiction Fest. Non ho avuto tempo per finire di scrivere la puntata, anche se è praticamente costruita. E già che ci sono non faccio le cose di fretta, ma durante questa settimana, che ormai è finita, e la prossima girerò delle scene all'esterno. Quindi finalmente mi vedrete uscire fuori da questa camera, oltre al video per sempre che avrete già visto, che l'ho fatto fuori. Non so per quanto ho parlato, ma ridendo e scherzando sono già passati 10 minuti da quando ho messo l'orologio. Ma voi magari questi 10 minuti li avete visti passare in 2 minuti, o spero meno, spero di non essermi dilungato così tanto. E questa è la magia dei miei video. Ah, ecco cosa dovevo dirvi, dovevo parlarvi del Roma Fiction Fest. Non mi dilungherò molto perché magari vi annoierò, quindi sarò molto breve e rapido. È stata veramente un'esperienza molto molto divertente. Eravamo appunto, come sapete, io, Yakamet, Alice Laicodri, o Alice Laicodri, e la simpaticissima Pepper Chocolate 84. Dovete apprezzare tutti, e dico voi youtuber, questo mio grande sforzo mentale di essermi ricordato tutto senza problemi e di aver pronunciato persino Hakamette e non Hakamatte come al mio solito, senza leggerli da nessuna parte. Direi che, visto che continuo a parlare senza dire niente di sensato, possiamo anche passare alle domande degli utenti. Questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. Da quando non c'è la data fissa? Direi da quando ho fatto l'ultimo vlog, che immagino tu non abbia visto. Tu, cioè, non per offenderti, ci mancherebbe, non è che pretendo che guardiate tutti i miei video e siate informati su tutte le mie mosse. Comunque, nell'ultimo vlog ho annunciato che non ci saranno più gli appuntamenti fissi, proprio perché voglio curare meglio le puntate e voglio prestarmi anche a fare collaborazioni e altre cose che poi vedrete in futuro. Il colore delle tue mutande fortunate? Eccole qua. Hai mai visto un fantasma? No, sinceramente no, e non credo neanche che sia possibile. Quando mangi il tonno, ti puzza l'alito? Diciamo che non è dei migliori, sembra l'alito dei gatti. Ricorda anche un po' l'acquario di Genova. È il pesciolino che mi era morto nell'acquario. Non temete, vado a lavarmi i denti. Ovviamente non ci ho messo quasi un quarto d'ora solo a lavarmi i denti, ma avevo già registrato tutto il video che adesso voi vedrete. Io l'avevo già fatto prima, ma con la telecamera spenta! Daniele, quante multe hai preso in tutto?
Ma diciamo no molte. Più che altro è che mi fermano sempre perché viaggio con eccesso di bellezza. Perché non entri anche tu nel cast di Freaks? Allora non ci siamo capiti. Daniele, hai mai avuto un'esperienza da strada? Se sì, raccontacele. Non so che cosa tu intenda esperienza da strada, ma la prima cosa che mi viene in mente è andare a battere, quindi no, non sono mai andato a battere. Sciogli lingua. Se l'arcivescovo di Costanza... No, mi dispiace, non lo faccio. Daniele, farai un porno con Sistiana? Indovinello per Daniele. Nel ghiaccio vengono ritrovati due corpi ibernati. Si capisce che sono Adamo ed Eva. Da cosa lo hanno stabilito? E io che diamine ne so? E soprattutto, come fai a farmi un indovinello a distanza, dove se io provo a darti una risposta, nessuno mi dirà sì, è vero o no, hai sbagliato? Come puoi darmi almeno un indizio? Non lo saprò mai. Così lì per lì mi viene da dire che ne so, li hanno trovati congelati con la foglia di fico? Se la risposta è questa, è un indovinello che fa cagare. Se non è questa, meno male, perché la risposta faceva cagare. Vi invito tutti quanti a rispondermi con un commento di risposta qua sotto e non là sopra per risolvere questo indovinello tutti insieme, everybody! Daniele, prova a dire velocemente per 10 volte tre tigri. Tre tigri, 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 tre tigri. Perché Gesù ti somiglia? Perché Gesù è California. Io ho una domanda! Sabato 8 ci sarà un raduno di youtubers a Milano, tu ci sarai? Purtroppo no, ho saputo ultimamente anch'io di questo raduno, mi sarebbe piaciuto tantissimo esserci, però questa volta non potrò parteciparvi, perché, come vi dicevo prima, e se per caso in questo momento voi dite no, prima non ci hai detto niente, vuol dire che in fase di montaggio ho deciso prima di non mettere quella parte che ho registrato dove spiegavo questa cosa, ma voi dite di sì come se l'avesse vista e datemi corda, che mi fate contento. E vabbè, comunque, in soldoni, non ci sarò perché venerdì 7 parto di nuovo per Roma. Sarò a Roma venerdì 7, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10. Quindi purtroppo sabato non potrò esserci al raduno perché sarò quasi dall'altra parte d'Italia. Sono di nuovo a Roma perché devo fare una cosa che non vi posso ancora dire, ma poi lo scoprirete. No, mi sa che devo proprio andarmi a tagliare i capelli perché non riesco più a farli stare dritti in automatico. E il gel? Non lo metto. Cari ragazzi, il vlog di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti. Un abbraccio al papà. Ah! E a questo proposito, apriamo questa piccola parentesi. Spesso... Allora, sono quasi 2 anni che faccio i video, ok? Quasi 2 anni. E in 2 anni continuo a fare sul primo canale... Un bacione alla mamma, California. Qua sul secondo canale, un abbraccio al papà. Sempre, sempre, non ho mai cambiato. E puntualmente in ogni video trovo il commento con scritto: Daniele, come mai non hai salutato la mamma? Daniele, come mai non abbracci il papà? Daniele, come mai non hai detto California? Un po' di spirito di osservazione, amici miei. E al prossimo video. Avete visto quanto ci vuole a girare solo un vlog? Immaginate quanto ci metto a fare una puntata intera di Doesn't Matter. Voi vedete 10 minuti, ma in realtà c'è un lavoro molto più lungo. In questo caso non so quanto durerà il video perché devo ancora montarlo, però ovviamente non vedrete di certo un video di quasi un'ora. E guarda, tu cosa prendi da bere? Ma quello che prendi tu! Mi faccio 2 caffè allora. Ne faccio 2 anche a me! Dentro questo schermo, oggi scopro un universo. La gente non sta bene, posta video assurdi, tanto dice, ma chi li vede? Occhio gente, ora si ride. Parte il podcast di Daniele. Questo è il canale di Daniele. Doesn't matter, non ne puoi proprio fare a me. No, it doesn't matter. Questo è il canale di Daniele. It doesn't matter. Non è un vampiro glitterato. It doesn't matter, 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 matter. Ma la cosa più brutta è che dal momento in cui avete appoggiato il... Ti rendi conto come se... Dopo la prima ora di scuola o di lavoro avrai la strana sensazione di non essere mai andato in vacanza. Dopo la prima ora di scuola o di lavoro avrai la strana sensazione di non aver mai. Dopo la prima ora di scuola o di lavoro avrai la strana sensazione.
Dopo la prima ora di scuola o di lavoro avrai la strana sensazione di non aver mai... Dopo la prima ora di lavoro o di scuola avrai la sensazione di non aver mai smesso di lavorare e di non aver mai fatto neanche... Dopo la prima ora di scuola o di lavoro avrai la strana sensazione di non aver mai smesso di lavorare e... Ma esiste un modo per fare delle vacanze I commessi dell'autogrill stanno sempre fermi nello stesso punto, ma vedono transitare gente da I commessi degli autogrill stanno fermi sempre nel solito punto, ma riescono a viaggiare senza spostarsi. Ma che cazzo sto dicendo? Che cazzo dico? Riescono a viaggiare senza spostarsi attraverso le personalità dei vari clienti. Sì. Puoi sfruttarli per rifornirti, riposarti, rifocillarti o anche come Grazie. Ma perché il fumoco? Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Testa di Cazzo. 2 ore che parlo e la telecamera era spenta. Il panino preferisce che glielo divido in 2 o in 4? Sono un idiota. Un gatto bianco con gli occhi blu. Un vecchio vaso sulla TV. Nell'aria il fumo delle candele. Due guance rosse, rosse come mele.